Buongiorno fiorellini e fiorelline, adesso stiamo andando verso la farmacia e vi dico cosa fare, cosa vado a fare. Oggi è una bella giornata, speriamo che dura. E vabbè, comunque adesso vi lascio, ci vediamo dopo. Sono ritornata, adesso andiamo giù qua alla farmacia, qua a fabbrica. Viene, non è tutti i giorni, ma oggi alle 9:30 c'è quella dell'ASL per prendere gli appuntamenti. Dice che questa c'ha più cose, più opportunità. Per trovare i posti, robe così. Speriamo, perché il 19-18 aprile dovremo andare lì. Ho fatto tutte le aste, tutte robe così. Ma è difficile perché con la mutua è molto difficile riuscire a prendere gli appuntamenti. Se vai in privato, paghi. Te lo fanno subito pure domani e dopodomani lo fanno, ma con la mutua ci vuole tempo. Vabbè, vado giù, vedo se c'è, appunto, vedo qualche parte, pure se sono giorni diversi, che non so, stesso giorno fa queste cose. Vabbè, perché noi il 18 aprile abbiamo appuntamento. Tutte e due. Quanto so che crescono i capelli, mamma mia, una settimana mi sono tagliati. Ciao, li vedo un po' più lunghi. Perché sono un botto, perché non mi faccio niente io ai capelli. Non è che mi faccio decolorazioni, pensole, mesh, mi faccio solo il colore, poi mo, fatto senza ammoniaca. È ancora più delicato, capite? Non so quanto me li faccio tagliare. Perché a dicembre, poi l'ho ritagliato a marzo. Oh, 2 mesi no, un mese sì, mi faccio la tinta. Che marzo no. Fatto a marzo, tutto marzo va bene, ma la parrucchiera e tutto aprile, a maggio me lo fa, dopo tutto maggio no, giugno, luglio, un mese sì, un mese no circa, vabbè, questa non mi ha dato la reazione, infatti non mi ha fatto cascare i capelli, niente, altre tinte mi fanno questa cosa qua. E vabbè, io ci sono nato. Sono 40 anni che la parrucchiera ha 30 anni che c'è il negozio, da quando c'è il negozio ci vado. Lo stavo a Civia, andavo sempre a lei qua perché stavo a fabbrica per non prendere la macchina, roba così, però pure amica lei con me, perciò mi conosce senza che gli dico mi fa taglio così, cos'ha, colà. Me lo fa lei così, già mi conosce. Sa come mi piace, come il carattere, ciò tutto mi trovo meglio. C'ha l'età mia, lei. E mi ci trovo bene. Vabbè, comunque. Vabbè, l'avevo detto che ormai è andato da lei. Taglià. Non lo so. Se mi ritaglio dopo 6 mesi. O aspetto dicembre, lo vedo. Vabbè, mo sono arrivata qua giù farmacia, vediamo se riesco a prendere l'appuntamento. Speriamo, incrociamoci le dita che riesco a prendere l'appuntamento. Vabbè, comunque vediamo, alle 9:30 c'è l'appuntamento, c'è
Pensate, l'ASL, vediamo. Ciao, dopo, ve lo dico dopo. Arrivata a casa. Allora, io quindi abbiamo un appuntamento il 18 aprile da dentista. Però dobbiamo fare questa lastra panoramica di così la casa dei denti. A giugno, lui il 5 giugno e io il 10 giugno, perciò devo andare da dottore per farmi spostare dopo 10 giugno, perché noi saremo quel periodo lì, pomeriggio. Io il pomeriggio, il pomeriggio quale? Veramente io volevo andare il 3 giugno, però il 3 giugno io ho detto poi spostare più avanti perché è il compleanno tuo e perciò è il compleanno di lui e allora ti vedi sicuro. Vabbè. E mi ha dato il 5, però non c'era lo stesso giorno. E allora a me il 10, lui il 5 e io il 10. Mi sono andato dal dottore, quello lì del dentista della mutua, e dice che mi hanno dato a giugno da spostarmi l'appuntamento sia mia sia suo dopo la data che tu mi fa questa visita qua. Poi dopo devo chiamare la dottoressa sua perché per medicina lì. E mi sta chiedendo le patente per quella roba lì. Comunque è così, pff, la voglia. Fra 3 mesi. Vedi, fra La 3 mesi. L'avevo voglia di dare. detto. Stai messo male, non si Va bene, vede. va bene. Te l'avevo detto che ci voleva tanto tempo. Va bene, io ho appuntamento sempre. A maggio devo fare una cosa, a giugno fa un'altra. A luglio un'altra. 2 visite a luglio. Tac, cosa. Va bene, io adesso vi lascio. Grazie alle persone che hanno messo all'inizio alla fine. E fino a giugno, niente, vedete. Ciao, al prossimo video.